ragazzi e ragazze, benvenuti in un nuovo video. Quelli che vi mostro in questo video sono i miei ultimi acquisti di beauty oppure prodotti per la casa. E se sentite del rumore sullo sfondo è il ventilatore, fa molto caldo, quindi è impossibile rimanere senza qualcosa che muova un po' l'aria. Allora, come sapete, io ero in progetto Stop Shopping che terminava questa settimana, se non vado errato terminava il 23 agosto. E dal mio progetto erano esclusi gli acquisti che erano necessari, quelli proprio che mi servivano, quindi durante il mio progetto sono andata alla saponeria e ho acquistato questo latte solare biologico della linea bambini dell'Omia, sono 200 ml di prodotto e io l'ho scelto nella protezione quella a 30, io a volte acquisto anche la 50 comunque come protezione. E questo l'ho già utilizzato, mi sono trovata bene e bisogna spalmarlo bene per far assorbire tutto il prodotto, però è un valido prodotto e sicuramente potrei riacquistare. Il prezzo esatto che l'ho pagato non me lo ricordo, però stava tra gli 7 e gli 8 euro se non mi sbaglio. E ecco, l'unica cosa appunto che cambierei, ma è un problema un po' di quasi tutti i solari, sono questi tappi, no? E cioè il tappo per quello si chiude bene, vedete? Però io ho sempre paura che possa fuoriuscire del prodotto se magari lo si tiene rovesciato. A me non è successo, però diciamo una mia sensazione, diciamo che se ci fosse un tappo che visivamente mi dà l'impressione che chiuda meglio, mi sentirei più a mio agio. Per il resto comunque, tappo a parte, un ottimo e valido prodotto che vi consiglio. Un altro prodotto che ho acquistato è questo dopo sole, sempre dell'Omia, 200 ml, questo idratante calmante, lenitivo, con aloe vera. Allora questo l'ho acquistato, ma devo ancora provarlo, però penso appunto che mi troverò bene. Ho visto questo appunto, c'era solo all'aloe, c'era solo il dopo sole, quindi probabilmente non fanno una linea di solari con aloe, però spero che la facciano in futuro perché mi incuriosirebbe provarla, oppure comunque fare la abbinata dopo sole e latte solare. Poi l'altro prodotto che ho acquistato alla saponeria, questo però non è per me, sono anche stata molto brava perché c'era la linea Natura Verde Bio, che c'erano diversi prodotti in offerta a dei prezzi veramente interessanti, quindi mi sono trovata da questo scaffale davanti a me. Già entrare alla saponeria, la saponeria è veramente un negozio bellissimo, cioè ha un reparto profumeria che è una roba sensazionale, però ha un sacco di prodotti, i prezzi sono buoni e insomma è proprio un vero piacere relax entrare. Però sono stata diligente perché non ho fatto acquisti per me, ho comprato questo qui per mia sorella che è un dolce a schiuma con olio di argano e fiori d'arancio, e adesso non ricordo quanto l'ho pagato, però era in offerta, o l'ho pagato 2 euro o 3 euro, forse 3 euro o 2,99 euro, non mi ricordo, perché c'era proprio tutta la linea in offerta, dolce a schiuma, bagno schiuma, anche boccioni più grandi, io ho preso questo piccolino perché appunto abbiamo già diversi bagno schiuma, quindi non volevo prendere un altro boccione. E l'ho preso perché mia sorella piace molto la profumazione di fiori d'arancio, a me non fa impazzire, però a lei piace. E questo l'abbiamo utilizzato insieme e devo dire che qua c'è scritto che è nutriente e rinfrescante, io l'effetto appunto rinfrescante l'ho proprio sentito sulla pelle. E quindi è un prodotto buono. Poi invece ora passiamo agli acquisti che ho effettuato oggi, e quindi ero fuori dal progetto Stop Shopping. Allora, adesso vi mostro i prodotti che ho preso. Sono andata all'acqua e sapone e ho acquistato questi assorbenti della Licia, della linea Day Comfort, quelli con 3 goccine, la confezione rosa, e li ho pagati 1,59 euro. Questi sono buoni, li avevo già provati. Poi ho preso in offerta questi guanti, questi sono guanti lattice della marchio Spontex, li ho presi nella taglia media, sono appunto guanti lattice con l'interno felpato 100% cotone, questi li ho pagati in offerta appunto 75 centesimi. Un altro prodotto acquistato è questo disinfettante della Lisoform in formato spray, e che si può utilizzare, poi arrivo, poi vengo a mangiare, sì.
se ho sempre qualche disturbatore, e ho appunto questo disinfettante della Lysoform che si può utilizzare in bagno e cucina in formato spray, pagato in offerta a 2,28 euro, sono 750 ml di prodotto, a parte che il marchio Lysoform mi piace molto, però a parte questo, quindi è anche, insomma, è un buon marchio, l'ho preso anche perché non necessita di risciacquo e quindi sì, ben venga. Poi un altro prodotto che ho preso appunto è questo detergente per i piatti della Svelto, l'ho pagato in offerta a 99 centesimi, c'erano tre profumazioni, tre formule tra virgolette in offerta, e io ho preso questa qui con vero succo di limone e con antibatterico. E questi sono 450 ml di prodotto. Un altro detersivo per piatti acquistato è questo della Chantecler, questo appunto è con profumo d'arancia, l'avevo adocchiato da un po' perché mi incuriosiva la profumazione, questo non era in offerta, sono 500 ml di prodotto e l'ho pagato 1,25 euro. L'ultimo prodotto che vi mostro invece, questo è un prodotto beauty, c'era un'offerta della Dermomed 2x1, con 3,99 euro ho preso due profumi, quindi li ho pagati 2 euro l'uno, dell'edizione limitata, quella Flore e quella Camouflage, non li ho mai provati ma promettono bene, ne ho sentito parlare bene su internet, non vedo l'ora di provarli e poi vi saprò dire. Grazie a tutti della visione, ci vediamo al prossimo video.